Dell'arte pittorica russa è molto noto il movimento denominato dell'avanguardia, che grazie a celebri artisti come Chagall, Kandinsky e altri, ruppe totalmente con la tradizione accademica classica e diede vita ad un importante rinnovamento artistico e culturale. Tuttavia, questa corrente fu anticipata e preparata da un altro periodo, quello impressionista. L'impressionismo russo si sviluppò tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, circa 20 anni dopo rispetto all'impressionismo francese, dal quale fu influenzato ma col quale non va confuso. Le due correnti nascono dalla stessa idea di dipingere all'aria aperta anziché negli studi, e di tradurre in pittura paesaggi e persone, guardandoli attraverso la propria percezione e stato d'animo, impressione. Tuttavia, un importante fattore li differenzia. Mentre si può dire che l'impressionismo francese fu più un movimento estetico borghese, in Russia esso fu essenzialmente di carattere proletario, accessibile alle masse e di rilevanza sociale. Paesaggisti russi come Vassiliev, Polenov o Repin adottarono quindi il modello di pittura francese, ma lo rielaborarono in modo originale, creando un orientamento autonomo nazionale. L'impressionismo divenne oggetto di studio degli studenti della Scuola di Pittura, Architettura e Scultura di Mosca, dove Polenov insegnava e dalla quale uscirono Konstantin Korvin, il più famoso esponente della corrente, e Valentin Serov, che insieme ad altri grandi artisti ricercarono attraverso i loro dipinti non solo la bellezza della luce e dei colori, ma qualcosa di più profondo e metafisico. La tradizione impressionista in Russia è proseguita per numerosi anni ed ha avuto col tempo una complessa evoluzione che ha raggiunto il suo apice tra il 1950 e il 1970, attraversando il realismo socialista e proseguendo fino ai nostri giorni con artisti moderni come Alexander Averin, 1952, Leonid Afremov, 1955, o Vladimir Volekov, 1957. Ricordiamo il Museo dell'Impressionismo Russo. È un museo privato, fondato da Boris Mintz, ricco imprenditore e filantropo moscovita, appassionato d'arte che per 10 anni ha collezionato dipinti relativi alla fine del XIX e l'inizio del XX secolo, riportandone numerosi in patria e permettendo così di far conoscere al mondo opere di questa corrente artistica rimasta pressoché sconosciuta. La collezione permanente ospita 70 dipinti di artisti russi ed è allestita in un complesso museale di 3.000 metri quadri che si sviluppa su 3 piani ed è stato ricavato da un'ex fabbrica di dolciumi. La struttura comprende anche uno spazio multimediale e all'avanguardia, in cui è possibile vedere il processo di creazione dei dipinti, un centro di ricerca e restauro che si occuperà degli interventi di conservazione necessari alla collezione, 2 sale per mostre temporanee, nonché dei laboratori didattici. Fonte: Libertà e Arte,
www.artistirussi.com e per ulteriori approfondimenti visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Thank you.